tutto il giorno che faccio girare la ruota. Credo di essermi guadagnata una bevuta. Sì, mi ricordo di te. Hai trovato i recipienti che cercavo? Sì, sì, facciamo in fretta. Devo lavorare. Ti lascio alla tua caccia. Rovista bene nelle rovine. Sì, mi sembri capace. Potresti farcela. Vieni qui se vuoi. Ho solo la merce migliore. Non troverai merci migliori delle mie. Non sono semplici merci, sono beni necessari. Vieni a dare un'occhiata, ti faccio un buon prezzo. Dai un'occhiata a queste merci. È venuto a trovarmi un certo Nasan e siamo giunti a un accordo. Credo che in molti a tramonto ne beneficeranno. Tutto per una spada rubata. Come si dice, segui un'ombra e troverai una fiamma. Non perderti le mie merci.
vecchio rimedio. Questo non va male. Questo che volete fare? Riportare queste antiche cose in vita? Il loro potere ci serve. Macchine demoniache che risiedono sottoterra. Ma è un incubo. Incubo, sì. Gli incubi peggiori dei nostri nemici diventano realtà. Sì, alzati! Volevo prenderlo da solo. Queste cose ci distruggeranno! Distruggeranno solo i nostri nemici e ci riporteranno le terre che abbiamo perso! Ah! 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 Il focus non funziona più. Se tacciate l'area, potremmo avere ospiti! Perdona questa intrusione, Aloy. Non mi lasci altra scelta. Chi parla? Una parte in causa. I loro focus sono disattivati, ma non so per quanto. Il resto sta a te. Chi è che parla?
No! Hai avuto la tua occasione! Nemica avvistata! Altro ci sfida. Concentratevi! Occhi aperti come vedete! Compagnia! Dovrebbe esserci qualcosa. Thank you.
attirato la loro attenzione. Vedo qualcosa! Uccidetela! No! Hai avuto la tua occasione! Nati! Su, andatene!
localizzato.
l'ho sentito. Ho già troppe cose. Sei venuta per me. Sono pronto. Dammi retta. Dammi retta. Dammi retta. Lo giuro, ti dirò tutto quanto. So che lo farai. Gli assassini che mi hanno assalito, chi sono? L'Eclissi, una specie di guerrieri sacri. O un culto dei Cargia delle Ombre. Cargia delle Ombre? Non assomigliano a nessun Cargia che conosca. Non venerano il sole. Adorano una sorta di demone. Le loro superstizioni non mi interessano. Oh, non è una superstizione. Il demone è reale. Ha un nome, una voce. Una voce terribile. E loro eseguono il suo volere. Hai detto che il demone che l'Eclissi venera ha un nome? Ade. Lo chiamano così. Ade. E tu l'hai sentito parlare? Lo giuro sulla mia anima, sì. Solo una volta, quando ti ha visto. Quella voce. Uno stridore freddo e terribile che ti graffia le ossa e scava le budella. Un suono metallico, ma nulla che si possa trovare sottoterra o in una fucina. E cosa ti ha detto? Minaccia di sistema rilevata. Solo quattro parole. Ma con la voce del demonio. Che cercano questi cultisti dell'Eclissi oltre a me? Non l'hanno mai detto. Ma data la guerra civile dei Cargia, vorranno rovesciare il Re Sole Avad e riprendersi Meridiana. E io cosa c'entro in questo? Non lo so! Quando hanno attaccato la prova, un uomo mi ha afferrato. Forte, dallo sguardo gelido. Elis. E chi è? Il terrore del sole. Noi Oseram lo chiamavamo collezionista di corpi quando era il campione del Re Sole Folle. Magari fosse morto col suo re. Invece ora guida l'Eclissi. Credimi, è l'uomo più pericoloso che esista. Come ha fatto l'Eclissi a reclutarti? So che hanno preso la tua famiglia. Perché proprio te? Ero un rovistatore. Cercavo imposti dimenticati ed ero bravo. Immagino sapessero che gli sarei stato utile. Stavo scavando vicino a Fine del Creatore. Sono riemerso ed erano lì. Ho riso quando ho visto il sacerdote. Ma poi mi ha mostrato l'incentivo di Elis. Qualcosa è cambiato. Ho smesso di ridere. Mi hanno dato un focus per controllarmi. Ho eseguito gli ordini. Avevi accesso a Meridiana. Perché non usarti per arrivare ad Avad? Ho le mani troppo sporche per un'udienza con l'unico vero Re Sole. Ma qualsiasi cosa Erso Erend mi dicessero, l'Eclissi ascoltava tramite il mio focus. Ecco perché non ho potuto avvisarti. Se l'avessi fatto, la mia famiglia sarebbe morta. Perché l'Eclissi riesuma macchine antiche? E come le fa funzionare? Credevo che le volessero per le parti, ma le hanno riportate in vita. Hanno inserito una specie di dispositivo nelle carcasse così che Ade potesse sussurrare ed evocarli dalla tomba. Ho già affrontato quel tipo di macchina. Ce ne sono altre? Sì,
Quelle che hai affrontato oggi si chiamano corruttori, ma ce ne sono altre, più grandi e piene zeppe di armi antiche. Quelle sono gli sterminatori. Le avevo viste soltanto sepolte nel terreno, ma dopo oggi tutto è possibile. A me sembra che stiano creando un esercito. Se così fosse, il mondo finirebbe. E sarebbe anche colpa mia. L'Eclissi doveva uccidermi perché somiglio a un'altra donna. Forse ha il doppio dei miei anni, capelli corti. Chi è? Non so, il mio Focus ha trovato la sua immagine nelle rovine di fine del creatore. Forse puoi trovarla lì. Hai trovato la sua immagine? Come? C'era una porta, e dietro a essa un antico dispositivo che conteneva l'immagine. Il Focus ha registrato la posizione. Sembrate identiche. È tua madre? Sono io che faccio le domande. Basta così. È ora di farla finita. Prendi pure la mia vita. Ma se hai un po' di pietà, libera la mia famiglia. Ti prego. Dove l'hanno portata? Il mio Focus ha registrato la posizione. Ci sono sempre delle guardie. Ma non saranno un problema per te. Ci vorranno parecchie buone azioni per rimediare ai crimini che hai commesso. Mi risparmi la vita? Dopo quello che ho fatto? Sì. Forgiati una nuova vita, Olin. Una migliore di questa. Allora sarò in debito con te per il resto della vita. Raggiungi il luogo dove la tua famiglia è prigioniera e aspettami. Le prime vite che salverai saranno le loro. Non ho meritato questa pietà, ma morirei pur di darle valore. Ti aspetterò là. Porto già troppo peso.
più tardi. Un bivio. È qui che Nasan avrebbe dovuto presentarsi. Odio quest'arma mancata! C'ero quasi! Fine del creatore, non è molto lontana. Olin ha detto di aver trovato l'immagine della donna che mi somiglia in un dispositivo antico. Se fosse mia madre, perché dovrebbero esserci sue tracce? Così lontano dal territorio Nora. Non capisco. Chi è? Si chiama Elizabeth Sobek. Oh, tu mi stavi ancora spiando dal mio focus. Ok, vai avanti. Che cosa sai su di lei? Resta sui tuoi passi e molto presto la conoscerai come me. Forse meglio. Ma ti avviso. Fine del creatore è invasa dall'eclissi. Per aiutarti, ti ho lasciato qualcosa di utile fuori dalle rovine. Il tuo focus te lo mostrerà. Sarai felice di essere finito. Chi è? Come fa a sapere tutte queste cose? Quanti morti. Elizabeth Sobek. Ma almeno tu sei sopravvissuta. Che razza di nome? Cercatrice. E non solo. Il segnale è mio.
i bambini sono qui prigionieri. Ci annienterà! Non sono qui. Cercate ovunque, non tiratevi indietro. È molto in alto. L'ho persa! Questo ti starà da... Wow! Metteteci un po' di impegno! Wow! Quelle che affetta.
Shepard protegge la gente del tramonto. Sappiamo tutti che il nostro esercito potrebbe distruggerli. Provate a sfidarmi adesso. La tua forza ci ha permesso di farci una nuova vita. Dicono che la corruzione si sia diffusa per tutto il dominio. Non può essere vero. Perché qui amando... Dovrei lasciare qualcos'altro. Bello e luminoso. Sono contenta per la tregua. Dopo la tregua. Mi chiedo se succede lo stesso a me. Trovare un momento così ogni giorno. Ma non c'è mai tempo.
Ancora qualche ora e potrò farmi un goccio, anche tre.